Con il risultato di 93 a 64, l'Invicta batte il Messina e avvicina il sogno promozione che potrebbe concretizzarsi già nel prossimo weekend a Cefalù. Gli uomini del coach Spena hanno condotto la gara dall'inizio alla fine, senza mai subire gli avversari e facendo divertire le tante persone che erano presenti al Pala Cannizzaro, nonostante le rigide temperature. Il Messina si è fatto avanti solo negli ultimi due tempi del match, con un'Invicta che controllava e già sicura della vittoria finale. A fine gara abbiamo ascoltato le parole del coach Giuseppe Spena e del capitano Calogero Zarbo. Il tabellone recita che abbiamo vinto nettamente. La soddisfazione è stata vedere i ragazzini in campo sin dai primi minuti. Voglio sottolineare la prova di Mattia Lachina, in 2006, che è entrato titolare con tanta personalità. Il nostro obiettivo è giocare ogni partita. Noi ci alleniamo costantemente da giugno. E continueremo così, non abbiamo fatto pause anche nel mese che il campionato è stato fermo per la pausa natalizia e continueremo ad allenarci duro ogni allenamento perché per noi ogni partita è la partita. L'Invicta non si può più nascondere quest'anno. Noi non ci siamo mai nascosti perché è una squadra che si allena da giugno. Ha solo 14 giorni liberi durante l'estate e inizia il campionato senza timore, andando a giocare in campi come Sant'Agata. Noi non ci nascondiamo, noi giochiamo ogni partita dando il massimo. Perché nasconderci se stiamo lavorando? Chi lavora non si deve nascondere. Noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Poi alla fine dell'anno si tirerà la linea di somma. Colgo l'occasione per ringraziare la città, ma è un ringraziamento di cuore perché vedere esultare 400 persone, 500 persone è una cosa che riempie il cuore di gioia e stimola di più i ragazzi a dare il meglio. Noi all'inizio dell'anno ci siamo posti un obiettivo, quello di superare quello fatto l'anno scorso e penso che fino a qui l'abbiamo dimostrato. Ora la prossima partita sarà, diciamo, non decisiva, ma tra quelle più importanti, quindi stiamo cercando di mantenere la striscia positiva e speriamo bene.